stavo facendo una diretta per Radio Bicocca, si parla di 3 anni fa, e stavo intervistando Testa Coda. Ok. Una certa, verso fine diretta, eravamo rimasti lì, parlavamo di artisti emergenti, persone nuove nella scena. Infatti, ti devo ascoltare questa cosa, faccio che cosa, e ha tirato fuori un pezzo della Garage Gang, quello di Borghetti. Ok, Icos. Bellissimo. E lì per lì ho pensato, vabbè, ma questa cosa qua, com'è possibile? La sera poi ho pensato, com'è possibile che questa cosa qua mi sia rimasta addosso così tanto? Cioè, l'ho ascoltata una volta, di solito le canzoni vanno ascoltate per tanto tempo che ti rimanga addosso, invece quella lì mi è rimasta addosso. Mollicci, sì, alzate sì, su sti cazzo di tentacoli, si siete dei veri crostacei. Sì. Da dove nasce tutto questo? Cioè, da dove nasce l'idea della Garage Gang? Dove eravate lì e dove siete adesso? Ah, lì eravamo sotto... No, partiamo dall'idea della Garage Gang. L'idea della Garage Gang è partita come un gioco sul telefono di Federico a casa sua. Diciamo che noi già avevamo provato ad avere approcci in studio, così andare a registrare, e poi ci siamo buttati su una roba più di divertimento, più catchy, proprio più divertente sul telefono, proprio okay. Cuffietta e telefono a chilometro zero, con regole da gioco, ready made, nata e finisce lì così. Sì. Sì. Poi proprio con regole da gioco del tipo io faccio il beat, te canti, c'hai tre shot per registrarla. Okay. Dopo il terzo shot non è più... Ah, non puoi più fare nient'altro. Sì, sì. E era una cosa che Garage Gang in realtà inizialmente era un super gruppo. Coinvolgeva noi due, che più Farco, più i Kindergarten, che sono un altro gruppo. Eravamo diversi, tant'è che poi anche su Beltroni, per esempio, la persona che canta la strofa è il senso di Kindergarten. Ah, ok. Molti pensano che sono io, ma cioè, mi prendi i meriti, ma non ho... Sì. Vedi, altra cosa pazzesca, il ritornello di Walter Petroni. Ieri ero con dei miei amici che gli dicevo guarda, domani devo sentire un po' la Garage Gang, vedere come va la loro vita. Mi fa, la Garage Gang è quella di Petroni, è passato tutta sera a ripetere il ritornello. Bello. E l'avrà sentita una volta nell'estate del 2019. Assurdo. No, assurdo, una cosa incredibile. Per quello mi dicevo, voi un pochino, come, da cosa partite per creare un ritornello che testa le persone? Può essere che non avete in verità un set, ma no, io guarda, tipo, che molto spesso scrivo questi ritornelli, il mio approccio è sempre stato quello della comunicazione, perché io studio comunicazione, vengo da una famiglia di persone che fa televisione, e quindi ho, non so, sempre interiorizzato tipo questa cosa di dire delle cose in maniera sintetica e efficace che restano un po' in testa, e forse nasce un po' da quello. Io, tra l'altro, nel periodo in cui ho iniziato a fare musica, facevo il mio lavoro era di quanti anni fa? Nel 2016 facevo copy, cioè lavoravo in un'agenzia pubblicitaria come copy. Ah, ok. E mentre studiavo facevamo musica. Sì. No, 2018. 2017. No, 2017. Io, perché nel 2016 io ho iniziato a lavorare come copy, lavoravo in quell'agenzia, e poi tipo ricordo, sì. E da lì ho iniziato a fare musica. Su SoundCloud. No, YouTube. Mai, subito, la prima YouTube. Subito YouTube. Subito abbiamo YouTube. Ho iniziato prima con un progetto che si chiamava Osma Club, dove eravamo in tre, eravamo io, lui e Falco 700, Nero, Kiko e Falco 700. Poi abbiamo cambiato il side project, che era quello fatto col telefono, è diventato il main project in pratica. Cioè, avevamo un progetto fatto in studio dove andavamo a reccare, magari scrivevamo pure così, che poi è stato surclassato dal progetto invece fatto col telefono, che ci è scoppiato tra le mani in pratica. Cioè, era il gioco. Ma perché apprezzavate più voi questo modo di fare? No, però faceva uscire cose più genuine, cioè sì. Poi a un certo punto ci siamo resi conto che era molto figo, abbiamo detto ok, facciamoci un album, si chiama Manifesto, e da lì poi per esempio hanno iniziato a chiamarci, a suonare più come Garage Gang che con l'altro gruppo. Cioè eravamo sempre noi, cioè eravamo sì, sempre noi tre, quattro, cinque, perché spesso si entrava gente, anche perché spesso registravamo col telefono per strada in situazioni, no? Dove stavamo in collettivo, in un gruppo, no? Quindi magari, che ne so, c'era gente che suoniva, si buttava a fare sta cosa. E adesso invece com'è il vostro rapporto con i feat?
non li facciamo. Non li facciamo. Cioè, è pazzesco come siete passati da collaborare con chiunque passa. Con chiunque passa. Guarda, tipo Garage Gang, le prime canzoni ci sono alcune su SoundCloud che sono persone prese per strada a caso. Messe lì a... Sì, una ragazza che canta senza motivo e... l'ho registrata e tipo è diventata, diciamo, la star della canzone. È diventata Lana Del Rey. È diventata Lana Del Rey. Lana Del Rey oggi. E com'è il contesto romano per voi? Cioè, l'influenza su di voi, la cultura? Beh, sei stata alta. Alta, me sì. Adesso poi comunque negli ultimi periodi ci siamo più o meno trasferiti entrambi in centro, ancora di più. Prima eravamo di Ostia, però uscivamo abbastanza in centro. E Ostia si tratta? Di periferia sul mare. Quartiere marittimo. Quindi più Roma, Milano. Milano pure l'abbiamo frequentato un bel po'. Sì, ma gli anni di Tucidide, gli anni d'oro, esatto, di Tucidide. Stavo per dire, no, anch'io, gli anni d'oro di Tucidide, quando 2019, là, che scottavano case, così spesso salivamo. Anche mi ricordo il nostro primo live a Milano fu organizzato a un parco che era adiacente a Tucidide, all'interno di un igloo fatto di plastica. Del buon Busatto. E abbiamo fatto il primo live a Milano là. Io mi ricordo ancora i capelli, quindi capito, tempo 2019, sì. 2018. E a proposito di capelli, vabbè, uscito Manifesto nel 2018, sì. Adesso siamo a 2022. Cosa è cambiato dal 2018 con Manifesto al 2022 con la prossima uscita dell'album che è Danza Futuro, giusto? Sono cambiate le esigenze, secondo me. Nel senso, le esigenze proprio di quello del mercato musicale, delle persone che fruiscono la musica. Cioè, nel 2018 ci trovavamo in un periodo tipo completamente fervido, in cui proprio era un attimo che tutte le cose che un minimo colpivano le persone esplodevano. I live ce n'erano tantissimi, tutte le organizzazioni avevano disponibilità di cachet assurde, tant'è che i cachet degli artisti in quegli anni si sono alzati tantissimo. Adesso invece, dopo la crisi, diciamo, si è creata un'inversione, cioè diciamo un po' un picco negativo rispetto alla frequentazione delle serate, anche all'ascolto banalmente, quindi c'è meno roba che funziona e soprattutto lavorano di meno i live. Quindi noi siamo tornati con il nuovo progetto su un'esigenza proprio in realtà più fisica, che è quella più generale del ballare e dell'uscire. Del ballare, infatti si parla molto di clubbing, si può dire molto, sì. Cioè, diciamo che noi abbiamo passato gli ultimi 2 anni, anno e mezzo pre-Covid a ballare, diciamo. Cioè, giovedì andiamo a Goa, che è una discoteca romana che mo ha chiuso, dove il club a Roma. Ciò che è mancato è uscito fuori come esatto, sì, diciamo, è stato spiegato col nuovo progetto. Ci mancava quello. Cioè, noi eravamo gente che comunque, magari, che ne so, in Boomer Remover avevamo sonorità più trap, così. Ma per esempio su sto disco è venuto fuori un po' quello che è la nostra appartenenza, no? Tipo la roba da andare a ballare comunque sull'elettronica, sulla roba più breccata. Perché voi alla fine di che anno siete? 96. 90, come me, sì. È la stessa un po' esigenza. Io ho vissuto un pochino l'hardcore, sì, delle persone un po' più grandi rispetto a okay. me, e la sto rivivendo adesso con techno, sì. Techno e simili. Le ultime 2 battute. Vai. Questa è un po' così. L'altro giorno Vasco ha fatto un concerto a Milano, poi anche domani sarà a Imola. C'è andato un mio amico e mi ha spiegato che cosa faceva Vasco. Cantava il pezzo, si spegnevano le luci, usciva di scena e ritornava gasato. Cosa ne pensate? Una flebo, io credo ci sia stata una flebo di zuccheri. Andava a lavar sangue, vitamina D, polase e baci, tanti baci di diverse donne diverse di diverse età diverse. Dite quello là, sì, tanto affetto. Lui dicono che quando gli offrono da bere abbagna solo le labbra, non beve più, è completamente clean 100%. Io vorrei vivere la sua stessa vita, cioè sparare in altissimo e il proiettile non ti ricade in testa, così. È una cosa incredibile. Ultima cosa, allora, 3 artisti secondo voi da consigliare e 3 artisti che vi sono serviti tanto nella vita? Ok, 3 artisti da consigliare, quindi nuovi.
emergenti, che nessuno ancora si è molto ascoltato, cagato. Vai, secondo me True Collected. True Collected, sì, assolutamente. La roba più figa che c'è in Italia al momento. Sì, True Collected, true. Non so, esprimono tantissime cose, esprimono i ritorni ai collettivi, c'è cioè qualcosa di un sacco anni 90, ricorda la roba delle boss, cioè è veramente tanto figa. E poi soprattutto, non lo so, si sente bisogno tipo di fare musica in un collettivo adesso. Non so, perché rappresentano qualcosa di molto positivo, secondo me. Anche BNKR pure spaccano. È un collettivo e secondo me stanno... Sì, sì, ma adesso è il momento dei collettivi. Sì, sì, ho fatto un sacco di gente. Ultima. E se il disco floppa, vi riscrivete in università? No, se il disco floppa vado a insegnare all'università, forse, probabilmente. Io devo ancora finirla. No, non saprei, non mi faccio queste preoccupazioni più di tanto. Cioè, spero che a mia mamma piaccia e che piaccia alla gente che lo viene a sentire. Poi se floppa, floppa. Non lo so, non sono cose di cui si piace. Cioè, mi interessa di più la reazione live, sta roba. Cioè, voglio portarlo in giro a suonare, a divertirmi, a far divertire gli altri. Poi, cioè, ormai il flop, se si parla di flop, è il flop online, no? Ma che cazzo lo vede sto flop online? Cioè. Quindi l'intenzione è fare ballare, cioè tanto ballare, sì, cioè, boh, in live. Non mi oppongo a sto problema del flop, tipo. E non vi riscrivete all'università? Tu la devi... No, io la devo finire, mi manca tre esami, mi scrivo la magistrale forse. Io ancora devo fare, rinuncia ai studi, quindi va bene. Dai. È stato un grandissimo piacere, avrei mille altre domande da farvi, ma fra poco ci sarà, non fra poco, è stasera, sì, sì. Però sicuramente c'è della preparazione e no, niente, birra, alcolismo e Vasco Rossi, così, va bene. Siamo solo noi, faremo questa stasera. No, che poi la cosa bella è che ero lì all'entrata, c'era una ragazza con walkie talkie che fa... Senta walkie talkie, c'è fuori la garage gang che non può entrare perché gli mancano i braccialetti. Cosa facciamo? E lui dice: top, fantastico. Fantastico.